In via urgente, sindaci e consiglieri regionali del territorio del Vallo di Diano si sono incontrati ieri sera a Padula per chiedere interventi celeri ed efficaci per l'ospedale di Polla, dove man mano sono in via di chiusura diverse unità operative e dove peraltro manca la figura del direttore sanitario dopo il trasferimento dello scorso 16 giugno del direttore Luigi Mandia a Vibo Valentia. Ebbene, i rappresentanti politici valdianesi hanno ribadito quanto già scritto in un documento già nelle mani del direttore generale dell'ASL Salerno Gennaro Sosto, nel quale chiedevano per contrastare l'atavica urgenza che riguarda la struttura ospedaliera pollese il potenziamento del personale di tutte le unità operative o in alternativa l'avvio delle procedure per reclutare in via urgente medici ospedalieri in pensione o ancora individuare specializzandi medici anche del penultimo anno e naturalmente individuare il direttore sanitario del Luigi Curto. Questa problematica già era stata affrontata nella settimana scorsa, tanto è vero che è stata inviata una lettera al direttore generale in cui si manifestano tutte quelle che sono le problematiche che ormai sono conosciute da tutti all'interno del nostro presidio ospedaliero. Purtroppo con il passare degli anni, un poco con i pensionamenti, un poco con vari medici che dopo aver effettuato un certo periodo di lavoro all'interno dell'ospedale di Polla si sono trasferiti più vicini ai propri domicili, questa situazione è diventata effettivamente poco sostenibile perché i reparti si mantengono su pochi medici, su pochi infermieri e quindi effettivamente l'ospedale rischia un vero e proprio collasso. Noi abbiamo già inviato come sindaci una lettera al direttore generale Sosto dove si invita eventualmente a vagliare l'ipotesi di poter reclutare dei medici in pensione che abbiano una partita IVA, quindi dei professionisti, eventualmente degli specializzandi e soprattutto di stabilizzare la figura del direttore sanitario che ultimamente si è trasferito e è andato alla Lamezia Terme. La risposta a queste richieste è arrivata ieri sera dal direttore generale Sosto, il quale ha annunciato che saranno reclutati per il periodo estivo in via urgente con un avviso in via di pubblicazione da parte dell'ASL Salerno medici ospedalieri in pensione con partita IVA, i quali supporteranno ed aiuteranno i colleghi e la struttura organizzativa dell'ospedale pollese. Nel frattempo, nel corso della riunione, è emersa anche la necessità di far presente all'ASL quanto sia improcrastinabile indire dei concorsi ad hoc per le varie unità operative. Ma ricostruendo quanto accaduto, la precaria stabilità dell'ospedale di Polla è crollata lo scorso 16 giugno quando si è diffusa la notizia del trasferimento del direttore sanitario Mandia. Poi, man mano, sono arrivate le comunicazioni relative alle chiusure di diverse unità operative del reparto di chirurgia generale, con il dirottamento dei pazienti all'ospedale di Oliveto Citra, ma anche i problemi che affliggono il reparto di neurologia, la pediatria, ortopedia e, in ultimo, ieri, la comunicazione da parte del dirigente del reparto di cardiologia all'ASL Salerno che per mancanza di medici dal 21 giugno saranno sospesi i turni in Alpi. Insomma, una situazione che ha scatenato diverse reazioni politiche e sindacali, quella della FIALS che ha parlato di diritto alla salute sempre più a rischio all'ospedale di Polla. Duro anche l'attacco da parte della CISL Funzione Pubblica Salerno all'ASL con un documento nel quale rimarca che il problema della mancanza dei medici all'ospedale di Polla ed oggi in particolare nel reparto di chirurgia, l'ASL non vuole risolverlo. I medici, sottolinea il sindacato, seppur carenti, non si trovano perché non si vogliono trovare. Diversi anche gli interventi dalla parte politica, il primo dei quali è quello della deputata di Fratelli d'Italia Imma Vietri, la quale ha annunciato che in merito alla situazione dell'ospedale di Polla presenterà un'interrogazione urgente al ministro della Salute Schillaci. Anche il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Cammarano ha rimarcato che quello in atto per l'ospedale di Polla è un vero e proprio smantellamento contro cui bisogna opporsi.